Il sindaco Massimo Seri per oggi pomeriggio aveva convocato un incontro con i vertici della società che ha presentato il progetto e il proprietario dei terreni Roberto Taus. Noi siamo in collegamento telefonico con il primo cittadino. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, le parti si sono presentate e poi l'altra domanda che le faccio ovviamente quali sono state le loro risposte? Beh, devo dire che la proprietà si è presentata, li ringrazio anche di grande disponibilità, hanno capito anche le ragioni per cui ci siamo mossi e perché li abbiamo chiamati. Ahimè, devo riscontrare invece che non sono pervenute nessuna informazione, non si sono presentate i proprietari e i referenti della società che ha inoltrato la procedura al Ministero. E questo conferma tutte le nostre preoccupazioni, conferma che sono quelle società lontane che non hanno riferimenti e che si interessano anche del territorio, di tenere rapporti con il territorio. Quindi noi procediamo, prendiamo atto di questo comportamento che peggiora la situazione nei loro confronti. Noi continuiamo con le nostre posizioni, abbiamo già espresso tutte le nostre contrarietà. Ho visto oggi che anche la Regione si è allineata con questi pareri contrari e quindi noi proseguiremo la nostra strada per evitare che si compia questo scempio. Ecco, ma Taus sta ripensando alla vendita dei suoi terreni? Beh, lì c'è una situazione ovviamente di compromessi, però adesso non sta a me dire queste cose, però sono venuti, questo è un aspetto positivo. Ci siamo confrontati, ma il tema è quello delle procedure dell'autorizzazione all'impianto, perché tutto gira attorno a quello e dal comportamento tenuto dalla società che dovevano in qualche modo, anche come fanno tanti altri che vogliono installare degli impianti, cercano di relazionarsi con le amministrazioni e con i territori. Questo non è avvenuto, la sede è lontana da qua e quindi qualche perplessità ulteriore. Questo comportamento ce lo conferma, quindi dopo questo comportamento, come dicevo, dal nostro punto di vista il comportamento diventerà ancora più rigido e di contrarietà. Sindaco, grazie per questo aggiornamento e buona serata.